Stanno gradualmente migliorando le condizioni meteo nel Pistoiese, dove stanotte alcune abitazioni sono state invase dall'acqua e lo sono tuttora. A Casalguidi, nel comune di Serravalle, dove stanotte il torrente Stella ha rotto gli argini allagando alcune abitazioni, il personale del comune e della protezione civile ha trasferito in via precauzionale due bambini che si trovavano in casa con i genitori, ma non è stato necessario il ricorso alle cure mediche. Era almeno dal 2013 che a Pistoia non accadeva nulla del genere, però i dati delle cumulate fino alle 2 di notte sono nettamente superiori anche rispetto a quelli del 2013. Si parla di 110 mm di acqua dalle 2 del pomeriggio fino alle 2 di notte, nelle 12 ore, oltre 110 mm. E quindi è una quantità di pioggia veramente importante, e quello che ha creato davvero problemi è stata anche la vastità del fenomeno. Non è stato limitato a poche zone della città, ma è stato molto esteso anche alle zone montane. Questo naturalmente ha in qualche modo aggravato la nostra situazione delle cosiddette acque alte, dei fiumi principali, soprattutto l'Ombrone, che ha raggiunto il secondo livello di guardia e quindi una altezza abbastanza importante, soprattutto nella zona di Ponte Lungo. Questo poi ha comportato a sua volta che i fiumi che vanno a finire dentro l'Ombrone si sono ingrossati tutti quanti, e le problematiche maggiori ci sono state nel torrente Stella e nel torrente Brana, che sono stati veramente messi a durissima prova. Il torrente Brana soprattutto ha tracimato in almeno un paio di punti anche nella zona della città in via dei Campi Santi, e la situazione più drammatica è stata quella di via Lungo Brana, dove lì ha rotto completamente lungo la via di Badia, mettendo tanti cittadini veramente in difficoltà.